Un buongiorno da Calcio Ma buongiorno Pazzo. una sega. Come buongiorno, sega? Oggi abbiamo anche il cappellino griffato Calcio Paccio. Butti soldi dentro. Allora, ieri abbiamo fatto in pratica un challenge. Ma chi? Noi di Calcio Ah, Paccio, voi? sì, e bisognava, è un whisper challenge. Bisognava, Ah, whisper challenge, bisognava indovinare la frase una nascosta, la volta. frase una settimana ne facciamo, dai, su, mica tanto. Allora, la frase riguardava un calciatore molto tatuato. Allora, Tutti. sentiamo prima cosa. Beh, ce n'è sta uno che è veramente esagerato. Sentiamo cosa ha scritto la gente e dopo diciamo la soluzione. Allora, tipo, facciamo un esempio. Allora, Alessandra Visconti ha scritto: Nainggolan, fatti un tatuaggio nel di dietro. Nainggolan, fatti un tatuaggio sul pisello, risponde Lucky Man 02. Vabbè, loro si assumono le loro responsabilità. Victorial, Nainggolan, fatti un tatuaggio lì dietro, o diretto, un tatuaggio diretto proprio. Valex Rossi, Nainggolan, fatti un tatuaggio nel di dietro. Kids, Nainggolan, fatti un tatuaggio sul Ah, Poi vabbè, tutti nel di dietro. Rodgar Alto, Nainggolan, si è fatto un tatuaggio sul petto. sul Edo petto, sì. Catalani nel di dietro, al di dietro, Nainggolan, un tatuaggio di dietro, tutti di dietro. Ah, questo è bellissimo. Genesi Dex, Nainggolan, fa le pompe con le ascelle. Con le ascelle. Ma tu Sarà mi hai chiamato questa roba, come mo? sarà go? Così, Eh? aspetta, no, sto cercando di figurarmi. Ma è Io sto cercando di difficile, figurarmi il perché mi chiami. eh? No, vabbè, per dirti insomma le varie. Diamo la soluzione. Innanzitutto, ragazzi, io cioè, mi meraviglio insomma del fatto che voi pensiate che noi di Calcio Pazzo siamo così scurrili e volgari da fare delle Volgari. frasi così. Cioè, no, non va bene. La frase era questa. Oddio, Sì. com'era la frase? Aspetta. Com'era? Ah. Nainggolan, fatti un tatuaggio ogni tanto. Ogni tanto. No, le pompe, i cavalli, le cose I di cavalli. dietro, nell'ano, dai, Ma su. Ma che? che è? Ma chi ci avete preso? Ah, ma noi siamo una cosa, una TV rispettabile. Nel Davide, a di dietro, Crociera si scontra nell'ano, con una petroliera. Panico. Mo, tu mi devi dire in mezzo al proprio. mare come Con fanno tanto due navi a spazio. piasse. Tu me lo devi dire. Si vede che uno la guida Tu me lo devi. Già paschettino. non riesco a capire come si riescono a piare le macchine, perché insomma se un basta un minimo, E gli insomma, non aerei sei come si piano? deficiente, non te Purtroppo, pigli, insomma, purtroppo no? si Cioè, piano. adesso minorati mentali per piasse con la Vabbè, macchina. Ma mamma. due navi in mezzo al mare? Io guarda, veramente Vabbè. Vi lasciamo con questa cosa qui. Come fanno due navi? Scrivete sotto nei commenti come fanno due navi a prendersi in un mare così grande. E un saluto a Calciopaccio. Cacciopaccio, e anche al tuo cappellino. Sì. Beh.